is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Un mare di emozioni giunge la Lazio di Reja dopo la doppietta al derby. È stata sorpresa la formazione biancoceleste nel suo centro sportivo da un fiume di gente. Più di 10.000 persone accorse nel centro sportivo della Lazio per applaudire, per ringraziare tutti i giocatori della Lazio, tutta la squadra, a partire da Marchetti ad André Diaz. Applausi per Eddie Rey, applausi per Miro Klose, ma soprattutto applausi per colui che ha segnato il secondo gol, Stefano Mauri. Un gol di Hernanes, una magia di Stefano Mauri e una festa che prende del via al centro sportivo di Formello, una festa che addirittura è di cragnottiana memoria. Veramente distanti gli anni dei successi della Lazio dell'epoca di Cragnotti, anni in cui si festeggiava a Formello successi importanti, ed oggi finalmente si torna a respirare del via. Festa, che emozione è vedere la Lazio battere due volte in una stagione la Roma e tutta questa gente a Formello. Ma insomma, è un fatto unico, per cui sono particolarmente felice in questo momento. Ritenevo che oggi fosse il giorno giusto per venire a fare una scampagnata qui a Formello, niente di più. Più di 6.000 persone, è un affetto meritato secondo lei? Sì, decisamente sì, perché siamo in un momento strepitoso, per cui credo che la Lazio si meriti questo. È bello perché ci voleva proprio questi due derby vinti così. Poi soprattutto per il gruppo è bello. Sono tutti uniti un'altra volta così come non si era visto da tanto. Vi aspettate di trovare tanta gente qui, più di 6.000 persone? Sì, sì, abbastanza. No, vedere tutte queste persone a Formello sicuramente è una bella festa, perché l'ambiente si riunisce, ci sono state un po' di divisioni, società, allenatore, tifosi, però le vittorie sono il miglior modo per ricompattare. Tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. È molto bello. Ed è il titolo scudetto per tutta questa gente. E Seta, secondo lei questo è un affetto giustificato? È un affetto giustificato da quello che sta facendo questa squadra? Beh sì, con tutti gli infortuni, i problemi che hanno avuto e che hanno, è un'ottima annata. Reja lo confermerebbe lei l'anno prossimo? Non vedo altri allenatori sulla piazza. Poi ha creato un gruppo molto unito, è un papà. È un pomeriggio a tinte biancocelesti questo? È un pomeriggio speciale, perché io non l'ho mai fatto in 52 anni. Simone stamattina mi ha svegliato, ha detto: io vado a scuola se mi porti a Formello, e dopo 52 anni eccoci qua, la prima volta che vengo a Formello. Ti sei divertito? Mm-hmm. E secondo lei è un affetto meritato questo per la squadra, per quello che sta facendo? Molto meritato, perché secondo me sono ragazzi bravi, in gamba. Nonostante abbiamo tutto abbastanza contro, secondo me stanno facendo tanto bene e sono orgoglioso di essere qui, anche se ho lasciato un'attività con 4 dipendenti che oggi 2 ore me le hanno concesse. Hai visto il derby? Sì. Ti è piaciuta la partita? Mm-hmm. Chi ha giocato meglio? Mauri. Il tuo giocatore preferito? Klose, è la maglia, sì, di Mauri, me l'ha regalata lui. Oh, aspetta, firma così.
Allora un pomeriggio a tinte biancocelesti, un'occasione fantastica per festeggiare la festa delle donne. Bellissima, mi è stata regalata questa mimosa da Gonzales, penso che la seccherò, la farò seccare, la conserverò a casa e felicissima. Un regalo prezioso, insomma. Sì, da conservare decisamente. Contenta per questo derby? Contentissimi, soprattutto perché ne abbiamo 22 di fila e le abbiamo mandate al mare a marzo. Come il cielo per descrivere l'amore dei tifosi biancocelesti per la propria squadra, mentre la scenografia del derby ha detto a tutti quanto è importante l'affetto che lega questi tifosi alla propria Lazio, e oggi l'hanno dimostrato con un bagno di folla incredibile a Formello. Da Formello è tutto, per Lazio siamo noi.it, Alessandro Zappone.